Metti la tua casa sotto la protezione di un tetto garantito. Scegli Gran Mutuo. Avrai uno spread a partire dall'1,15% e la protezione di un tasso massimo garantito per sempre. Cari Spezia, aperti al tuo mondo. Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati in diretta per una nuova puntata di Voglia di Spezia. Dopo una vittoria e ritorno al successo di sabato scorso contro il Cesena e alla vigilia di una partita importante, delicata, speciale come il derby di Chiavari con l'Entella, scontro importante in chiave playoff. Insieme a me, come sempre, nelle vesti di opinion leader di Voglia di Spezia, Enrico Lazzari. Ciao Enrico. Buonasera a tutti. E quindi i nostri ospiti, il presidente del Panathron Club La Spezia, sportivo da sempre, uomo di sport, Angelo Molinari. Ciao Angelo. Ciao. E il nostro, possiamo dirlo, Federico Panerisi. Ciao Federico, benvenuto. Buonasera a tutti. Un po' di tutti noi, diciamo. Buonasera a tutti noi. L'allievo di Lazzari. Vedremo se l'allievo supererà il maestro questa sera. Si può sempre migliorare. Quando parleremo di tattica. Bene. I riferimenti per interagire con noi via SMS al 331-70-70-002, via WhatsApp col 366-6929-188 oppure scrivendoci una mail a diretta@teleliguriasud.it, altrimenti sul gruppo Voglia di Spezia, gruppo Facebook. Enrico, facciamo un passo indietro nella tua prima postilla di serata, 2 minuti canonici che poi diventano 2:30. Il ritorno alla vittoria con il Cesena. Uno Spezia che ha saputo fare di necessità virtù in piena emergenza. I giovani rispondono alla grande. Eurogol di Sciaudone, una partita alla fine vinta meritatamente. Sì, quella voglia di vincere che la squadra ha messo dal primo minuto, da quando è scesa in campo, dai primi minuti, così come vuole lo spirito dell'allenatore, così come vuole lo spirito del Picco, no? Cioè, c'è un po' questo tutt'uno che spesso e volentieri al Picco riusciamo ultimamente a tirar fuori con la squadra che, al di là di qualche risultato magari che non è venuto, dà sempre tutto quello che ha, e questo è molto importante perché i limiti tecnici ci possono anche essere, anche se in realtà fortunatamente il nostro vivaio sta dando giocatori importanti, perché pensate un po' se non ci fossero stati in questo periodo, con le assenze di Signorelli e di Errasti, cioè tutti e due i mediani davanti alla difesa, quei facettori di gioco, anche se Errasti è un più un distruttore che poi si applica anche nel far ripartire la manovra. Se non ci fosse stato un ragazzo come Luca Maggiore, come Giulio Maggiore, a, ovviamente volevo dire Luca Vignali e Giulio Maggiore, a dare quel qualcosa al centrocampo che altrimenti sarebbe mancato. Due ragazzi che si stanno impegnando al massimo, che ovviamente sentono la maglia, no, attaccata alla pelle, perché sono spezzini, perché ovviamente dai sempre quel qualcosa in più, però c'è anche della qualità. Quando non c'è la qualità, sai, puoi sopperire per una partita, ci metti tanto orgoglio, però poi dopo, se non c'è la materia prima, se non c'è la qualità tecnica, si perde un attimo questo. Quindi io partirei da qua, no? Perché è uno dei dati più positivi di questo periodo storico, di questo campionato. Poi c'è Granocce che sta migliorando là davanti, ovviamente, che si muove tanto, che dà anche l'opportunità agli altri giocatori che si inseriscono di trovare spazi. Quindi le giocate vengono più fluide rispetto all'inizio del campionato, quando c'era un po' di difficoltà. È chiaro, c'è sempre questo atavico problema nel trovare, no, le soluzioni giuste in area di rigore, quel tiro magari
che il grande bomber in giornata può avere, visto che andiamo domani a giocare a Chiavari, il Caputo dell'ultimo periodo, no? Quel giocatore che tocca un pallone e fa due gol. Guarda che bonus che ti hanno dato. Non addirittura vale, un bonus non incredibile, vale. Non so se me lo prenderò tutto, non me lo merito evidentemente. Vai, 30 secondi chiudiamo. Volevo lanciare qualche altro tema, appunto questo Granoce, che peccato che poi ha subito un po' questo grande sforzo, no? Soprattutto l'ultima accelerazione per tenere palla alta negli ultimi minuti, che lo ha portato a sfinirsi talmente che questa settimana ha dovuto boccheggiare per recuperare, non è stato convocato per non rischiare. Quindi ecco, fortunatamente torna René, però il gol vittoria è venuto, no? con questo tiro un po', qualcuno potrebbe definirlo della domenica, ma se tu guardi indietro, no? Quello che Schiaudone normalmente fa quando ci sono queste respinte del portiere, lui prova sempre a calciare. E spesso e volentieri, sì. Mi ricordo una traversa non molte settimane fa con la palla che poi è uscita, questa volta è andata dentro, cioè ti deve anche un po' girare la buona sorte. Fortunatamente nelle ultime due partite ti ha girato anche la buona sorte, e quando gira ti fa vedere che appena ti gira un pochino vinci, quindi vuol dire che siamo lì. Quindi se recuperi giocatori importanti, insomma, per ora insomma abbiamo sempre tutti questi infortunati, poi ne parleremo. Angelo, il ritorno al successo, lo Spezia dei giovani al potere, possiamo dire così? Dei giovani spezzini? Vabbè, insomma, teniamo i piedi un momentino per terra, però è importante che in un momento, come ha detto Enrico, in cui c'era bisogno dei giovani, i giovani hanno risposto, e sono giovani nostri, tra l'altro, no? Quindi venuti dal nostro vivaio. Poi è chiaro che ci sono anche i giovani che prendiamo da qualche parte, ma questi che hanno dato tutto e che hanno risposto bene sono i nostri, quindi doppia soddisfazione. Secondo me lo Spezia di quest'anno è una squadra, non so se anticipo qualche tempo rispetto agli argomenti, è una squadra che è leggermente inferiore a 2 o 3, abbastanza superiore a 3 o 4, e con tutte le altre se la può giocare, sono più o meno sullo stesso livello, per cui secondo me difficilmente potremo andare in Serie A direttamente, difficilmente correremo rischi di play out, e il nostro campionato sarà tra una salvezza tranquilla e un play off che potremmo ancora effettivamente conquistare, specialmente se poi la rosa si presenterà, sempre impossibile per tutte le squadre, non solo per lo Spezia, ma il più a completo possibile, perché insomma ci sono dei giocatori la cui presenza è abbastanza importante dello Spezia, se non determinante. Quando mancano quelli lì, sono quei 5 o 6 che formano l'ossatura base della squadra. Federico, torniamo alla sfida con il Cesena. Il rientro di Piccolo, un trequartista in più, può essere una chiave di lettura per cambiare anche il modo di intendere le cose in prospettiva futura? Oppure è troppo parlare di questo? Ma secondo me per gli attaccanti che ha lo Spezia, giocare con il 4-3-1-2, un trequartista nel castello di centrocampo, e avere due attaccanti che sono i primi in fase di non possesso a ripiegare sui terzini... Il castello non c'è, quindi non cerchiamo castello questa sera. Ma vabbè, c'è. Ma è nel senso... Granoce e Nenè possono fare molto bene la fase di non possesso, che sono i primi ad andare a cercare orizzontalmente dei movimenti per attaccare i terzini e impedire l'azione, la ripartenza. Perché generalmente molte squadre attaccano con i terzini in Serie B. Vediamo il Bari, Sabelli che mette i cross da tre quarti, Maniero che fa gol, De Luca che è un giocatore che si inserisce. Lo Spezia ha dei giocatori come Granoce e Nenè che sono abili nell'inserimento e nel fare, diciamo, lavoro sporco. Quindi, se c'hai un trequartista come Piccolo che può sfruttare la velocità di pensiero e attaccare il castello di centrocampo, secondo me puoi diventare devastante con questo modo. Quindi Nenè e Granoce adattati ad un modulo che era costruito su Iemmello? Adattati ad un modulo costruito in estate su un altro giocatore, ovvero Iemmello. Su Iemmello già giocavano con un 4-3-3, perché a Norcia lui aveva provato un 4-3-3, non un 4-3-1-2. Però se il 4-3-3 è la punta principale, o c'è una punta di 1,90 m che ti spacca la porta, per esempio Djuric è un giocatore di quelli che può fare quel ruolo lì, perché fisicamente ti tiene palla, fa salire la squadra, fa gol, è un giocatore complementare, che ha tutto. Nenè non è un bomber, Granoce non è prolifico adesso, allora giocare con due punte larghe, che può giocare anche Okere, che è in quella zona di campo, sicuramente, visto che Mimmo Di Carlo vuole anche una squadra che difenda,
diventa una squadra corta in 20-30 metri e quindi poi quando vai alla riconquista della palla chiaramente puoi andare a fare la transizione in avanti. Il Panerisi pensiero, Lazzeri, dall'allievo al maestro, andiamo prima di proiettarci al derby, cosa c'è da ridere? Non mi permetto di intervenire su quello che dice, perché se parliamo di tattica, però lo stai facendo. Lui ci sta anche tre ore. No, scherzavo su Castello, perché salutiamo se ci sta guardando da casa, perché ha citato Castello, ma in realtà è quella parte di, spieghiamolo, no? È quella parte di campo che si dice normalmente quando sentite le telecronache, sentite parlare tra le linee, no? Cioè tra la linea di centrocampo e la linea di difesa. Bene, questa zona di campo qua è chiamato il Castello. Il Castello dal punto di vista... E allora Federico lo cita perché giustamente vuol far vedere che lui capito, sa di tattica. Però diciamo che molto più terra a terra è lo spazio tra le linee, quello che un buon trequartista, un ottimo trequartista sta ad andarsi a rubare, no? Per mettere in difficoltà le squadre. Il piccolo, sì. per collegarci un po' a Spezia Cesena, è il piccolo che abbiamo visto nel primo tempo, no? Quello che era molto rapido, andare proprio in quella zona lì a prendere palla e ad attaccare la retroguardia avversaria. E è quel giocatore, secondo me, che levato un po' dai compiti specifici di andare sulla fascia, fare cross, lasciato un po' libero, può esprimere ancora meglio le sue qualità, anche se lui ha sempre, quasi sempre giocato da esterno d'attacco. Chi è stato il migliore nella sfida con il Cesena? Allora, non so se la regia ha, perché adesso abbiamo un attimo di problemi col tablet. No, però, dillo al volo. Ma credo che, insomma, sia abbastanza chiaro che la palma del migliore l'ha vinta sicuramente Sciaudone, non solo per il gol, ma anche per quello che ha fatto durante la partita, uno Sciaudone che è finalmente in crescita, dopo una prima parte di campionato magari un po' così così, quasi nascosto, no? Nel centrocampo, spesso e volentieri, magari più vivo, e soprattutto comincia a far vedere anche quelle che sono le sue qualità nell'ultimo passaggio, perché secondo me lui ce l'ha, inserendosi al limite dell'area, può trovare il taglio degli attaccanti, andare a servirli con questi palloni in profondità, perché lui il piede sicuramente ce l'ha. Quindi un altro giocatore... Sì, possiamo, anche se Marchisio c'è stato un paragone su internet, Daniele Sciaudone è il nuovo Marchisio, era il 2008 perché c'aveva 18 anni, ho visto quel video e facciano i paragoni proprio. 2008. Nel 2008. All'età di 12 anni il buon Panerisi era già... Lui va a rivedere anche le vecchie cose. Va a rivedere anche le vecchie cose. Chiaramente. Però noi ora andiamo verso la sfida di domani sera a Chiavari, il derby più sentito dai chiavaresi che dagli spezzini, però una sfida playoff. Andiamo a sentire la conferenza di oggi di mister Di Carlo, prima parte sul momento delle Aquile. Vediamo. Ero un po' più preoccupato all'inizio, dove non creavamo poco e quindi non c'era un gioco dinamico, non c'era un gioco come piace a noi, no? Che la qualità, abbinare la qualità alla quantità. Invece all'inizio avevamo quantità e poca qualità. Oggi la squadra ha molta più qualità, è molto più dinamica, è più aggressiva, nonostante magari tante assenze che comunque comportano dei scompensi, diciamo, di continuità, soprattutto in campo. Però l'atteggiamento della squadra, di chi va in campo, è straordinario. Ripeto che questi ragazzi qua vanno aiutati e vanno sostenuti, perché ci stanno dando dimostrazione di un attaccamento alla maglia straordinario, di voler essere protagonisti di questo campionato qua, nonostante magari che la classifica oggi è una classifica che solo noi sappiamo quando bisogna migliorarla e quando la vogliamo migliorare, perché noi dobbiamo rimanere attaccati al carro. Per quanto riguarda i gol, è solo una questione di mira, okay? È solo una questione di metri o di centimetri, perché se guardiamo le occasioni che stiamo creando ultimamente, manca solo la stoccata finale. E che questo, sappiamo bene che ogni campionato e ci sono dei momenti dove la palla purtroppo non ci va al primo colpo, al secondo, al terzo, però bisogna continuare a giocare così, a cercarlo con più determinazione e aiutare la squadra a trovare soprattutto quella sicurezza in avanti, che
in certi periodi non ti viene, ma mai mollare il gioco di squadra, mai mollare la mentalità che abbiamo acquisito in questo momento qua, perché è quella che ti deve portare lontano e chiaramente a lottare per questo campionato qua, dove dobbiamo essere, cioè davanti, per arrivare ai playoff. Abbiamo sentito le parole di mister Di Carlo. Angelo, a proposito della sfida di Chiavari, diciamo derby fra amici, possiamo dire così? Oppure no? Poi ti faccio un'altra domanda su un chiavarese doc che c'entra anche con lo Spezia. Si può parlare di amici doverosamente, in teoria. Io l'anno scorso, per questa stessa partita, tra le altre cose, ero a centrocampo, presidente del Panatro di Spezia col presidente del Panatro di Chiavari, con i quali noi abbiamo rapporti giornalieri fittissimi, sportivamente parlando e anche non solo sportivamente, perché ci siamo inventati in nome del Panatro e del Fair Play questo solito scambio di gagliardette, di cose, proprio prima che iniziasse la partita. Poi devo dire che non sarà stato certo per l'appello che abbiamo fatto noi, ma è andata via liscio tutto, no? Partita e spalti, quindi benissimo. Poi è chiaro che se di derby si tratta, e in effetti questo per noi è il vero derby, meno importante di quando giochiamo con altre squadre magari di altre regioni, ma per noi regionalmente parlando è il derby, come ovviamente sarebbe derby quando giochiamo con Genoa o Sampdoria. Ebbene, se è derby come è, deve essere anche un momentino meno pacifico, ma sempre nell'ottica del fair play, logicamente, no? Con un tifo il più sfrenato possibile, perché non bisogna confondere quello che è la correttezza tra giocatori e sugli spalti con gli sfottò, il tifo più acceso possibile. Ecco, a proposito di Chiavaresi, Angelo, nello Spezia di Volpi 2016-2017 c'è un certo Felugo, ex pallanuotista, campione di pallanuoto, tifoso dell'Entella. Beh, lui è di Chiavari, sta okay. A Chiavari. Però nello stesso tempo uomo di sport sul quale Volpi ha voluto investire anche per gestire l'apparato legato alla social sport dal punto di vista calcistico. Tu lo conosci, lo hai conosciuto, io l'ho visto, molti anche non lo conoscono, di personaggio è? Beh, non lo conosco così sportivo a fondo per poter tracciare un quadro così approfondito sul personaggio Felugo, lo conosco abbastanza per poter dire che come uomo di sport è stato un grande dello sport, come persona è una persona molto intelligente, molto preparata, viene anche da una famiglia che ha alle spalle una certa importanza, una famiglia di avvocati, insomma, voglio dire, è un uomo preparato. Io l'ho visto 5 giorni fa a Lerici quando abbiamo ufficializzato questa accademia, no, della pallanuoto Pro Recco Lerici, che a me stava molto a cuore, mi fa molto piacere. Credo che Volpi abbia scelto molto bene per far gestire le sue impegni sportivi in Italia, in Liguria in particolare. Ora, non conosco abbastanza Felugo per dire se poi calcisticamente parlando è un uomo che può approfondire il discorso nello specifico del calcio. Come uomo che gestisce gli interessi sportivi di Volpi sicuramente va bene. Poi che sia di Chiavari adesso giocherà a sfavore, tra virgolette, domani, perché giochiamo con l'Entella, ma se no in generale lui viene anche spesso a vedere lo Spezia, tra l'altro. Ci proiettiamo alla sfida con l'Entella, parlando anche di possibilità di cambio del modulo. Tante soluzioni in vista per mister Di Carlo per sopperire alle numerose assenze ancora una volta. Sentiamolo. Allora, abbiamo delle varie opzioni che abbiamo provato in questa settimana qua. Ieri abbiamo provato anche il 5-3-2, il 3-5-2, perché comunque Piccolo e Nenè potrebbero essere due, uno tecnico e uno fisico da mettere davanti e contrastare bene le loro fasce con i due nostri quinti. Mentre nel 4-3-1-2 davanti può giocare Piccolo con Nenè, trequartista Mastinu, come può giocare Baez o Okereke insieme a Manenè e Piccolo trequartista. Quindi abbiamo fatto un po' di queste valutazioni qua, chiaramente oggi pomeriggio e domani, a secondo come stanno gli effettivi, decideremo chi metterci vicino e quale modulo schierare. Federico, si parla di moduli, secondo te Di Carlo andrà a cambiare in vista della sfida di Chiavari, tu che segui assiduamente gli allenamenti con l'occhio di falco?
Allora, occhio di falco, addirittura. Panarisi occhio di falco. No, Di Carlo in questa settimana ha fatto il 4-3-1-2, perché chiaramente ha confermato Piccolo tra le linee, perché è un giocatore che ha velocità di pensiero, salta l'uomo, crea superiorità numerica, ti permette comunque di avere quella velocità anche che magari in un altro modulo sei un po' troppo prevedibile, perché specialmente se tu giochi in un campo come Chiavari, che è stretto, se magari cerchi di attaccare lateralmente con le catene, ti raddoppiano e ti fanno le marcature preventive ed è più dura. Se entri centralmente, allora li puoi mettere in difficoltà, perché ti possono iniziare a fare dei falli, puoi iniziare a prendere delle situazioni dal limite di palla inattiva che il mister prepara sempre con cura. Quindi io penso che lo Spezia attaccherà centralmente, perché non è una squadra che attacca come la maggior parte delle squadre del mondo in spazi piccoli e difende in spazi grandi. Di Carlo è un allenatore che difende in spazi piccoli e attacca in spazi grandi, e quindi ecco, questo è quello che si è sempre visto, anche quando ha fatto il 4-3-3, quando qualche volta prova il 4-4-2 con Sciaudone e Pulzetti a follo durante le partitelle. Sì, diciamo che lui lavora su tre sistemi di gioco e l'ultimo di questi è il 4-4-2 con due punte centrali. Quello primario è il 4-3-1-2 con i trequartisti, che o Sciaudone alla Perrotta come nella Roma di Spalletti, un trequartista tipico, un trequartista di inserimento, di attacco alla profondità, non un trequartista tecnico, ecco, che ti però mette Federico, la palla oltre a scavalcare. Secondo te cambierà qualcosa rispetto alla partita col Cesena? Ma secondo me no, per quello che ho visto io no, perché ha sempre provato Piccolo in quella zona, ci ha provato. Poi le soluzioni sono tante, perché magari a parte in corso vuoi giocare con un altro, sempre con un 4-3-1-2, ma con un'altra concezione di calcio, metti Sciaudone fra le linee cercando più profondità che ampiezza, quindi alla fine i moduli sono, cioè è l'interpretazione che fa la differenza, non è il modulo. Poi è la partita che Bielizza diceva, ma qua voi giocate sempre con più sistemi, Bielizza ce n'aveva uno, invece gli allenatori italiani cambiano anche a partita in corso. Secondo me lo Spezia venerdì può giocare anche cambiando più moduli. A partita in corso. C'è. Faccio una postilla su quello postilla che ha detto Federico. Postilla 2 minuti regia, questa volta li voglio, no, uno, due, tre. Faccio una postilla perché c'è da tenere in considerazione rispetto a quello che ha detto Federico, che ha detto giusto, perché ovviamente il modulo che in questo momento magari il mister va a ricercare è il modulo col trequartista, o al limite se recupera anche Piu come sembra, Mastino, Piccolo, può anche fare 4-3-3, ma domani credo che sia una partita dove lui vuole il trequartista. Però c'è un però, ci sono tanti giocatori, che ci sono alcuni giocatori anche se convocati che non stanno benissimo, quindi bisognerà vedere alla fine quali saranno veramente quelli che staranno meglio, e soprattutto il terreno di Chiavari, essendo molto rapido, è un terreno da tecnici, da giocatori tecnici. Poi ne parlerà Di Carlo nella conferenza. E quindi attenzione, perché oggi il mister ha anche accennato a una possibilità di 3-5-2, provato comunque ovviamente fuori dagli schemi del pubblico, visto che Federico può è sempre essere una dichiarazione agli allenamenti. Di pretattica, o c'è qualcosa potrebbe di essere vero? Anche una pretattica, ma lui, cioè, sinceramente, poi alla fine il calcio non si inventa più niente, cioè è inutile. Le pretattiche al giorno prima sono, sì, è vero che puoi preparare qualcosa a porte chiuse, allora magari è quel qualcosa di diverso nella tattica che fa sì che poi quando vai a giocare la partita possa essere un qualcosa che mette un po' in difficoltà l'avversario. Ma sul modulo, che lo Spezia faccia anche il 3-5-2, anche se non lo fa spesso, è una possibilità, perché potrebbe andare ad occupare meglio gli spazi a centrocampo per dare un pochino di fiato anche a chi sta giocando sempre, perché ora mancando Errasti, Signorelli, De Iola a mezzo servizio, purtroppo stanno giocando sempre i soliti. Ed è vero che Maggiore ha fatto bene nelle due partite consecutive, ma un ragazzo di 18 anni che si sta impegnando per il primo anno in un campionato di Serie B, dispendioso e impegnativo. Anche Vignali non è abituato a giocare 10-20 partite di seguito, quindi bisogna stare molto attenti a chi giocherà domani, poi lo vedremo nella formazione, ma anche a dargli una mano a quelli che possono essere le difficoltà di una squadra che gioca a memoria. Dobbiamo dire che soprattutto in casa, tra le cose che
loro hanno avuto fortuna da questo punto di vista, loro hanno tutti disponibili, stanno giocando dall'inizio con tutti, io non so, ci sono squadre che giocano dall'inizio con tutti i giocatori, o non si allenano o hanno una fortuna sfacciata. Enrico, guarda, te ne fate parlare. Oppure un'altra di queste squadre è il Frosinone, no? Io al massimo uno che sta un po' così e così, e infatti il Frosinone è andato ad agganciare il Verona. Vabbè, ma nel corso del campionato io, per l'amor di Dio, succederà. Non voglio portare rogna a nessuno, no, tantomeno a Lentella. Ma vabbè, poi può darsi che paghino lo scotto più avanti. Sì. Mi auguro, Angelo, di no. Per presidente loro. Tifoso Gozzi è l'arma in più di questa Entella, uno che vuole a tutti i costi prima o poi portare l'Entella in Serie A. Sì, Gozzi, io lo so da tempo dall'interno dell'Entella che è un presidente che, pur con i piedi per terra, ma essendo molto dotato dal punto di vista economico, direi che è una potenza anche lui dell'economia. E essendo anche abbastanza preparato sportivamente e calcisticamente parlando, lui ha programmato addirittura questo traguardo che, detto 5-6 anni fa, avrebbe potuto far sorridere. Quando io lo dicevo, dico: guardate che l'Entella, non so se ci andrà o no, non so se ci va quest'anno, ci andrà quest'anno, ma tira a andare a un'organizzazione del settore giovanile, mi dicono di primissimo livello, insomma. Ha tutta un'organizzazione di primo livello, quindi l'obiettivo è quello lì. Come vedi, c'è vicino, ci potrebbe essere vicino anche quest'anno, magari non ci va, ma insomma l'obiettivo è quello. E effettivamente, nonostante il bacino di utenza sia piuttosto ristretto, a proposito di ristretto, ma veramente il campo dell'Entella è più piccolo del nostro? Ma Federico, mi sembra che no, no, meno, giochiamo di, già. No, no. Meno di 65 non lo è, 65 è largo quanto il problema, il problema è che è stretto nei lati, quindi come dicevo, se tu attacchi centralmente li metti in difficoltà con delle verticalizzazioni, se cerchi l'ampiezza, le sovrapposizioni, magari loro ti raddoppiano, perché poi sono bravi a raddoppiare loro, hanno dei giocatori che veloci che ti possono raddoppiare. Diciamo che il discorso del campo è relativo, nel non senso credo che sia più stretto del ognuno, nostro. No, ma siamo lì, sì, sono sì, meno di 65 metri non puoi farli. Loro lo avevano in primo tempo, l'avevano allargato, poi l'hanno ristretto di nuovo, no? Non però nei limiti perché però è 65 metri, sì, è ovvio che dicevamo, per una squadra che attacca sugli esterni è meglio un campo 68-70 metri, no? Però anche lì bisogna vedere la partita nello specifico. Perché però un campo molto essere veloce, come un sintetico veloce. È un sintetico veloce, quindi la palla schizza quello molto, bisogna avere il piede essere giusto o essere abituati a giocarci come fanno sì loro tutti i giorni, perché loro quello ci fanno io anche allenamento su bravo, quel campo. Quello è uno svantaggio per le squadre che vanno e loro, loro, gente come Caputo, che si è abituato a quel tipo di terreno e sa come ribalza la palla, anticipa il difensore e ti mette in difficoltà. Federico, l'insidia numero uno. Domani? Per lo Spezia, l'insidia più grande che ci può essere. Ma l'insidia più grande, penso, se domani chi gioca non è al 100%. Perché queste partite, parte che non sono derby sentiti, per esempio Milan-Inter, ci sono dei giocatori che non dormono la notte prima. Questo non è un derby dove non dormi la notte magari prima. Magari qualcuno non dorme. No, vabbè, ma è per dire, è una per partita... Per stare a studiare la tattica come Federico. Sono partite che... Non è come la Pia, magari Pisa Spezia che ti vanno dall'albergo, dai forza ragazzi, così la senti di più. Questa non è una partita di quelle proprio sentita. Ma perché non ha storia alle spalle. Perché non ha storia alle spalle. Se andiamo avanti così tra 10 anni vedrai che è sentitissima. Sì, ma io dico attualmente. Ma secondo me la chiave tattica di questa partita sarà cercare le continue verticalizzazioni e giocare molto di prima. Perché se in quel campo lì tu giochi, cerchi l'ampiezza o cerchi di andare dentro con i terzini e non accorci sui tempi di inserimento nella maniera corretta, l'Entella è micidiale in contropiede. Nelle ripartenze è una squadra che ha Caputo, Jadid, Jacoponi, c'ha dei giocatori che ma sono micidiali, anche col Benevento hanno fatto 3 gol in ripartenza. E allora Federico, vediamo che cosa ne pensa mister Di Carlo proprio di questo argomento. Tutti i giocatori che hanno qualità tecnica possono giocare lì, quindi metteteli voi come volete, ma metteteli, cioè nel senso mettiamoli in campo, tutti quelli di qualità tecnica, quindi Baez sicuramente è un giocatore veloce, rapido, deve stare sereno come Granoce, come Okereke, come Nenè, come tutti gli altri attaccanti deve stare sereno, perché finché giocano così da squadra sono convinto che poi arriverà anche la giusta ricompensa, perché sappiamo bene che il gioco di squadra ha sempre ricompensato tutti, anche i singoli giocatori.
E questo è fondamentale per noi e per i ragazzi, che finché sarò io a dire che comunque il gioco di squadra è prioritario al singolo, i ragazzi non si devono preoccupare, devono dare sempre il 100% per quel tipo di causa lì. E finché diamo il 100% per quel tipo di causa, la squadra ha sempre fatto bene, la prestazione è sempre state giuste, perché poi le prestazioni poi la fanno la differenza sull'aspetto del prestazionale, di prestazione, mentre sull'atteggiamento, ripeto, che è una cosa piccola, ma fa una differenza grande. Enrico, da casa ci chiedono, Liano, premesso che domani sera a Chiavari non dovrebbe piovere, e il meteorologo Lazzari ci risponde, quanti tifosi spezzini saranno presenti? Il numero preciso dei biglietti venduti non lo so, però non credo si sia arrivati ai 1700 e qualcosa, perché a ieri sera erano circa 1000. Quindi 1200, però magari 1500, non lo so. Il dato finale non lo so, però credo che sui 1500 ci saremo. Il tempo migliorerà, quindi non piove, peraltro nella nostra zona sta piovendo meno che nel Ponente o soprattutto in Piemonte. Però ecco, domani già da metà giornata avremo un miglioramento, quindi domani sera non ci sarà pioggia su un terreno che con la pioggia credo che si renderebbe ancora più rapido. Ancora più veloce. Ancora più veloce. A questo proposito ne parla proprio mister Di Carlo, sentiamolo di nuovo. È un campo veloce, quello di Avellino è lento, ma proprio c'è l'erba alta, così Avellino è una cosa, sono rimasto chiaramente sorpreso, ok, perché comunque lì è lento, mentre il campo del Virtus è bassissimo, quindi è velocissimo come campo, ecco perché l'adattamento in qualsiasi campo tu vai è difficile farlo, perché è un campo molto veloce, quindi bisogna giocare molto con uno o due tocchi, ci vogliono tanti giocatori tecnici, perché la tecnica aiuta più della fisicità sicuramente, e quindi anche su questo aspetto qui faremo delle valutazioni, ok, per la formazione. Però è un campo dove è bello anche sfidarsi, perché nelle difficoltà bisogna trovare sempre le opportunità, no? Nelle difficoltà si trova un'opportunità, e quella della difficoltà del campo e di una squadra che in questo mondo qui, ripeto, che facciamo i complimenti all'Entella perché è una squadra che gioca a calcio, e lo vedremo anche domani, quelle difficoltà devono darci a noi le opportunità e le motivazioni per andare a fare un'impresa, una partita importante, che in questo mondo qua sicuramente noi la vogliamo e la dobbiamo cercare. Queste le parole di Di Carlo. Federico, Entella stabilmente in zona playoff, lo Spezia l'ha riagganciato l'ottavo posto dopo il successo con il Cesena, in testa due neoretrocesse, il Verona e il Frosinone, date da tutti come le favorite a inizio stagione, terza, quarta e quinta, tre neopromosse. Di queste tre, Cittadella, Benevento e Spal, chi vedi come squadra più strutturata per arrivare fino in fondo? Secondo me sono due tre alla pari, perché nel Cittadella conta molto la mano di Venturato, stimo molto i suoi principi di gioco, 4-4-2, proprio Sacchiano, pressing, circolazione in esterno, allargo il campo, entro centralmente. E invece Baroni è una squadra che fa più possesso palla, cerca più di verticalizzare e ha giocatori molto bravi sugli esterni. Falco, Ciciretti, che giocava nella Cararese nel 2012, tutti dicevano che era tra virgolette un cesso come giocatore, in realtà adesso è retrocesso all'ultimo posto. C'era Ciciretti che giocava trequartista con Sabattini che era l'allenatore, fratello, perché di... sbagliamo a farlo giocare trequartista, perché lui si trova molto meglio dall'esterno. Esatto, e comunque con quei due lì puoi andare lontano. La Spal è una squadra di due ex spezzini che non avrei mai dato via, Antenucci. Bravo. E Schiattarella, perché comunque ti garantiscono un certo numero di gol, anche Schiattarella ti garantisce un certo numero di gol durante il campionato. Era un'altra epoca. Però comunque vedo tre squadre che possono rompere le scatole a tutti lì in mezzo, sicuramente. Entella,
tra le squadre comunque stabilmente in zona playoff dall'inizio, con Bomber Caputo, sì, uno dei bomber davvero veri di questa categoria. Caputo è una certezza per la categoria. Per la categoria, derby particolare, partita sempre speciale, dice mister Di Carlo. Sentiamo. Io apro una parentesi e poi la chiudo chiaramente come bisogna fare. Noi sappiamo che il derby è sempre una partita particolare, giusto? Quindi da questa partita particolare, dove ci sono mille sfaccettature, ci possono essere mille insidie, ma anche mille opportunità per poter anche vincere la partita, e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare quelle opportunità per vincere la partita. Ma Lentella a Terni ha fatto la partita, Lentella non ha fatto la partita a Tentana, cioè ha tirato in porta 12 volte, ha preso un palo e una traversa. Ragazzi, ripeto, se questo è essere in crisi, giocare male, a me mi viene, cioè non lo condivido assolutamente. Quindi è una squadra viva, è una squadra che gioca, cioè che ha i tre in avanti che giocano un calcio tecnico, un calcio veloce. Lasciare spazio a Caputo è come dire, cioè, come dire far gol, perché comunque Caputo in questo momento qui è un attaccante che sia l'anno scorso che quest'anno ha iniziato molto bene. E quindi la classifica dell'Entella lo dimostra, i gol dell'Entella lo dimostrano, ma non dobbiamo assolutamente farci intimorire né dal campo e né dai valori dell'Entella. Noi dobbiamo guardare noi stessi, sapere che abbiamo una squadra che può giocarsi con chiunque e può vincere con chiunque se l'atteggiamento, se la qualsiasi tipo di sia la prestazione, l'atteggiamento e soprattutto la voglia di voler andare sopra l'avversario è superiore a loro, e questo è fondamentale per domani nel derby, la voglia di andare sopra di loro a vincere molti uno contro uno, perché questo domani il derby sarà in questo modo qua. Fino al 95esimo sarà una bellissima partita, spero che sia una bellissima partita e che la risolva la voglia di vincere dello Spezia più dell'Entella. E allora, Enrico, andiamo con le formazioni della sfida di domani nell'anticipo di Serie B allo Stadio Comunale di Chiavari. Partiamo dai padroni di casa, Lentella Antispezia. Allora, se la regia prova a mettere il tablet dovrebbe essere a posto adesso, quindi possiamo vedere questo schieramento. Uno schieramento che dovrebbe essere o un 4-3-2-1 o un 4-3-1-2, a seconda di chi giocherà, perché non è così scontato. Lentella ha anche delle riserve di buona qualità, non ci sono solo i titolari, chiaramente. Qui io ho riproposto un po' la partita tipo Terni, ok? Sì. Perché diciamo che centrocampo e difesa in questo momento sono un po' quelli, davanti il mister può cambiare qualcosa, quindi l'ex Iacobucci in porta, poi gli esterni di difesa sono Jacopponi da una parte e Keita dall'altra. Keita è un ragazzo che ha buone prospettive, che loro vorrebbero provare a valorizzare ancora di più per provare a venderlo poi molto bene. È un ragazzo che sta venendo su molto bene in una squadra che, attenzione, non è una squadra giovane, perché è una squadra che ha un'età media che è superiore a quella dello Spezia, perché qui sembra che l'Entella gioca con i giovani. L'Entella non gioca con i giovani, gioca con giocatori importanti, perché gioca anche con alcuni giovani, ma magari Belli, magari Keita, però gli altri, ad esempio, la coppia di difensori Ceccarelli-Pellizzer è già una coppia di difensori su coletà, che ha sicuramente esperienza. Troiano a centrocampo, un giocatore che fa la B da tantissimi anni, quindi un giocatore che è molto bravo nella doppia fase, è un giocatore fisico, quindi fa sentire anche questo peso fisico. E poi invece Boscati e Belli sono due giocatori che riescono a trovarsi molto bene su questo tipo di terreno, perché hanno anche rapidità di giocate, oltre a essere anche rapidi loro nei movimenti. Ovviamente l'esterno alto, nel 2 dietro a Caputo, io ho messo due giocatori che sono due trequartisti in realtà, che sono Costa, Ferreira e Amari dietro a Caputo. Ma attenzione, perché qui le possibilità sono diverse, perché il mister può qui andare a scegliere anche un altro tipo di gioco, come vi dicevo prima, il trequartista dietro le due punte, che allora potrebbero essere Caputo e Masucci, ad esempio, un giocatore che spesso in casa viene preferito perché
si sa trovare bene con Caputo in area di rigore, e lì Amari potrebbe andare a fare il trequartista come spesso e volentieri lo fa Costa Ferreira o come lo fa un altro ragazzo come Tremolada, che ha altro tipo di caratteristiche, ma anche lui può fare il trequartista. Quindi, come vediamo, ci sono varie possibilità in avanti anche per Lentella, oltre che questi tre. Questi tre hanno giocato dall'inizio a Terni, però, ripeto, Masucci può essere l'alternativa, soprattutto per giocare con l'1-2 in casa, ed è lì che un po' Lentella basa il suo gioco offensivo, no? Magari li puoi colpire anche in difesa, perché non sono fortissimi, secondo me. È una squadra che è una buona squadra, ma ha delle lacune dietro. Facciamo l'esempio, quando il Benevento è andato in vantaggio 2-0 subito nel primo tempo, poi però lì è venuta fuori Lentella alla grande, il Benevento si è probabilmente, non dico impaurito, ma ha fatto una partita più difensiva, e se ti difendi con loro le prendi. Perché è una squadra che comunque sa trovare anche le soluzioni su calcio piazzato, anche con tiro diretto in porta, come in alcune situazioni ha fatto Tremolada proprio su calcio da fermo. Quindi bisogna stare molto attenti, è una squadra che gioca bene in rapidità. Oggi Di Carlo diceva, rispetto all'anno scorso giocano meglio a calcio. Cioè, l'anno scorso ti mettevano in difficoltà perché comunque avevano queste caratteristiche, questi giocatori qua, quest'anno con Breda giocano meglio. Quindi c'è questo step ulteriore del giocare anche meglio a calcio, che a volte non corrisponde con i risultati, no? A volte vediamo delle squadre che giocano meglio ma perdono nei risultati. Invece loro, specie in casa, stanno continuando ad andare benissimo anche dal punto di vista dei risultati. Da casa ci scrivono: Daniele, è un grande pregio di Di Carlo il voler lavorare con i ragazzi della primavera a prescindere se la rosa è completa o meno. Vedere questi ragazzi andare a Follo con grande entusiasmo è motivo d'orgoglio. Di Carlo non è solo un allenatore, lui insegna calcio. Daniele, i complimenti al tecnico Aquilotto. Da un tecnico all'altro sentiamo le parole alla vigilia di questa sfida di Breda, l'allenatore dell'Entella, sul canale YouTube dell'Entella Chiavari. Sentiamo. Derby, la rivalità regionale, soprattutto una sfida ad alta classifica, le motivazioni non mancano. Sì, è una partita che ha il peso specifico rispetto alle altre, è diversa perché è un derby, perché in ogni caso è contro una squadra che è in crescita e c'è il desiderio di tenerla a distanza o possibilmente anche allontanarla. Però non è facile perché appunto è una buona squadra, c'è sempre stato grande equilibrio anche l'anno scorso con i due pareggi. Sappiamo che ci aspetta una grande battaglia, però sappiamo anche che vogliamo farla questa battaglia, vogliamo farla bene, abbiamo intenzione di giocare al massimo, poi logico, il risultato è sempre figlio di tante cose, ma nell'essere figlio di tante cose noi dobbiamo cercare in tutte le maniere di portare gli episodi da parte nostra. Lentella ha avuto qualche difficoltà quando si è affrontato squadre molto chiuse come Provercelli e Ternana, la Spezia verrà qua a giocarsela, ci saranno molti spazi per i nostri attaccanti? Spazi non lo so, perché in ogni caso è sempre una squadra che gioca con equilibrio, con aggressività, però non ti concede tantissimo spazio. Però al di là di questo noi abbiamo anche fatto bene in tante situazioni, in tante circostanze, e sicuramente abbiamo dentro di noi la consapevolezza e anche i mezzi per poter far bene. Poi dopo, appunto, l'ho appena detto, la partita è figlia di tante cose, ma abbiamo tanta voglia di far bene. Quando il derby chiama, la gente di Chiavari risponde, ci sarà la cornice di pubblico adeguata? Sì, anche perché quando ci sono questo tipo di partite tutti i particolari vanno curati, ci deve essere una condivisione, come c'è sempre qua tra tifosi, squadra, proprio nella ricerca della vittoria. Ed è tra i punti di forza della nostra, di quando giochiamo in casa, oltre al campo, oltre alle dimensioni che un po' conosciamo, c'è anche proprio questa bella empatia tra tifosi e squadre. Quindi anche domani sicuramente c'è bisogno di tutti quanti. Queste parole di mister Breda e l'appello al pubblico di Chiavari. Andiamo a vedere lo Spezia di domani. Spezia con numerose assenze. Come giocherà Di Carlo contro Lentella? Enrico. Allora, innanzitutto parliamo delle assenze, no? Perché così facciamo anche il quadro della situazione dal punto di vista di quelli che sono giocatori che mancheranno. Abbiamo parlato dei due mediani davanti alla difesa, mancheranno ancora sia Rasti che Signorelli. Speriamo che sia una questione ormai di una settimana, 10 giorni, per rivederli
anche magari in gruppo ad allenarsi con gli altri. Poi ha avuto ancora dei problemi e il mister non vuole rischiarlo perché ha una muscolatura piuttosto possente, Pulzetti, che forse non verrà rischiato nemmeno nella trasferta di Palermo. Come sappiamo, il 30 si va a Palermo a giocare la partita di Coppa Italia, quindi il centrocampo risicato che in questo momento abbiamo non è un buon segno, perché ahimè dovranno giocare sempre i soliti e non è una cosa buona, visto che ci vorrebbe un po' di turnover in questo caso. E quindi mister oggi era un pochino giù, proprio perché mancando tre giocatori importantissimi lì nella zona nevralgica del campo potremmo soffrire sia domani che poi nelle prossime due partite. Poi manca Adatovic, che ha avuto un attacco di influenza intestinale, che quindi lui è tre giorni che praticamente è fermo, quindi lui è ancora fuori. Fuori anche Tamas, che non ha ancora recuperato dal guaio muscolare, e in ultimo, come dicevo prima, fuori anche Granocce per questo affaticamento che il mister preferisce non complicare portandolo via. Rientra Nenè, che però è giusto precisare, perché qualcuno oggi, magari sentendo le parole del mister che diceva vediamo se sta bene Nenè, se ha recuperato bene, il mister più che altro diceva così perché lui, non questa settimana in cui l'ha fatta tutti ad allenamento, ma la settimana prima, è stata una settimana in Brasile perché ha la mamma che ahimè sta male, e quindi è andata a trovare la mamma in Brasile, è stata una settimana là, quindi non si è allenato per una settimana intera. E come sappiamo, nel calcio, quando non ti alleni per una settimana un pochino perdi, però questa settimana l'ha fatta tutta, quindi domani dovrebbe essere titolare. Per quanto riguarda invece gli altri, c'erano i dubbi su Okereke e Piu, che erano i due che si erano andati a parte per gran parte della settimana, però il mister li ha portati via, li ha convocati, quindi dovrebbero essere a posto. Andiamo a vedere quindi la formazione possibile, una delle formazioni possibili, che può essere in fotocopia rispetto alle ultime partite per quanto riguarda difesa e centrocampo, sempre che se non si decida di passare alla difesa 3. A quel punto l'andiamo magari a vedere meglio come potrebbe essere. Però io credo che De Col, Terzi, Valentini e Migliore, Vignali, Maggiore, Sciaudone potrebbe essere. Poi, una delle possibilità, ce ne sono diverse per la partita di domani, una delle possibilità, se Okereke non sta benissimo, Mastino trequartista, Nenè piccolo di punta, una delle possibilità. Un'altra possibilità, piccolo trequartista, Nenè e Baez di punta. No, è quella che ha provato principalmente a Follo, perché ha fatto piccolo trequartista con Baez e Nenè che si interscambiavano le posizioni. Certo, però è, ti ripeto, un conto è provarla in allenamento, però queste sono le opzioni che oggi... Enrico, in una gara così veloce non potrebbe essere una gara per Okereke? Ti sto dicendo, Okereke era dato in dubbio oggi, quindi il mister ha cercato anche di aprire alle un'altra ultima possibilità, è quella che se Okereke sta bene ritengo più probabile, però dato che non so le condizioni di Okereke, io l'ho tirato fuori e quindi ho fatto una formazione senza di lui in campo, perché se ha qualche problema il mister giustamente preferisce magari farlo entrare dopo. Se no va a giocare sicuramente Okereke con Nenè là davanti, con Piccolo dietro. Questa è la formazione più probabile se Okereke sta bene. Poi c'è anche Piu, che secondo me tecnicamente anche negli spazi è un giocatore che può far male. Questa soluzione che ho messo è una delle possibilità, però, perché Mastinu è un giocatore che quella zona di campo la sa ricoprire, e poi credo che il trequartista debba dare anche una mano al centrocampo per i motivi che dicevamo prima, per il fatto che Vignali e Maggiore stanno giocando, anche Sciaudone gioca sempre, però Sciaudone è abituato a giocare partite di seguito, gli altri due ragazzi meno, quindi sempre bisogna considerare anche che l'equilibrio a centrocampo è fondamentale. Se ci ricordiamo, l'anno scorso lo Spezia giocò il primo tempo un po' in apnea, andando spesso in difficoltà, nel secondo tempo mise Piccolo dietro le due punte e cambiò un po' la situazione là davanti e riusciva a segnare due gol e alla fine il pareggio fu più che meritato. Però quello che voglio dire è che inizialmente il trequartista secondo me ci sarà, a meno che non si vada a giocare a 5. Allora chi giocherà nei 5? A 5 a centrocampo, quindi tre difensori, entrerebbe Ceccaroni,
migliore e De Col farebbero gli esterni di centrocampo, a centrocampo i soliti tre che ho messo, con le due punte Piccolo e Nenè. Benissimo, okay? Chiaro, questo è il 3-5. Chiarissimo. Angelo, torniamo a Spezia come città, gli sportivi di sempre, quelli che seguono lo Spezia da tanto, quest'anno sono soddisfatti dell'andamento oppure storgono un po' il naso per quel sogno Serie A che comunque è sempre l'obiettivo? Ma ora guarda, mi cogli così, non è che ci ho mai pensato, però ti posso dire, e a questo sempre, invece ci ho sempre pensato, che indubbiamente dopo la fiammata di speranza di andare in A, adesso pur essendo per noi un lusso giocare in Serie B a questi livelli, non dovremmo dimenticarcelo, però è normale, è umano che ci sia, si siedano un momentino, noi gli sportivi, i tifosi in particolare. Poi c'è da dire che ti abitui a tutto. Quando tu giochi in Serie B da 6-7 anni, a un certo momento poi diventa, se non hai degli stimoli particolari, perché o ti devi salvare perché hai una squadra fatta in casa e quindi c'è l'entusiasmo di dire, o devi tirare la promozione, poi ti abitui a tutto e alla fine la gente non si accontenta più, si siede. E se noi andassimo, mi auguro di no, faccio tutti gli scongiuri, ma dovessimo tornare nei campionati inferiori di Lega Pro, magari tra 7-8 anni giocassimo per essere promossi ad andare in B, ci sarebbe più spettatori come ci sono stati di quelli che ci sono adesso. Non scherziamo sulla... Ma questo è normale, non scherziamo. Sulla Lega Pro non ci scherziamo. Assolutamente. Che poi, come stiamo vedendo, altre realtà importanti anche che ci provano a venire su, poi venire su dalla Lega Pro è ma da tutti i campionati. Impossibile. Guarda, anche in Serie D. Sì, ma lì è proprio... Ora è difficilissimo, con 60 squadre solo... Praticamente ne vengono su. È meglio stare dove siamo. Ecco, al limite è meglio stare dove siamo. Enrico Daniele, però non scherziamo nemmeno sulle ambizioni di Volpi, perché lui magari adesso non vuole fare proclami perché ha capito che se fai proclami sbaglia. Certo. Però attenzione, che non è in questo momento, è vero che sta cercando di risolvere i problemi in Nigeria, che sono più importanti del calcio, e qui siamo d'accordo. Ha dimostrato. I problemi lavorativi ci sono. Però attenzione, perché non è quello che dice, vabbè dai, adesso a voi non vi considero più. Attenzione, perché lui vuole sempre vincere. Quando comincia a rimettere poi piede al picco, perché ci sarà poi il momento che ci ritorna, perché magari la situazione qui va a tranquillizzarsi, ora è un po' troppo bersagliato. Daniele Martini dice, tutta la settimana che prova Piccolo trequartista, giocheranno secondo me Piccolo con Nenè Baez. Lui spesso e volentieri, da quanto sembra, al campo a seguire gli allenamenti. Io capisco tutto. Capisco tutto da casa. Cioè, io ho dato tutte le possibilità, certo, perché sono esattamente le possibilità che questa mattina il mister ci ha illustrato nel dopo conferenza stampa. È stato chiaro, hai fatto benissimo. Dato sì che c'è un dopo conferenza stampa che non Daniele Martini. No, ma Enrico, non sai precisarlo. Panarisi, ok, non sentono. Noi cerchiamo invece di spiegare alla gente, perché se il mister ce lo dice a noi non è un segreto di Stato, è ovvio che sta, anche lui è combattuto a seconda di quelli che staranno meglio di schierare uno schieramento meglio che l'altro. Poi è ovvio che, ripeto, Baez perché potrebbe giocare? Perché Baez, al di là di quello che pensano in molti, è un giocatore tecnico, che ha tiro, che ha rapidità ed è molto bravo. Ed è il classico giocatore che ha bisogno di un qualcosa per esplodere, ma se esplodesse potrebbe fare tranquillamente, potrebbe essere un crack per questa categoria. Questo è quello che ritengo io, e non solo io, perché gli osservatori, anche che quelli che l'hanno portato, la Fiorentina, non è che ha speso 2 lire per portarlo qua in Italia. Benissimo. L'avevano considerato questo tipo di giocatore. Poi può darsi che non esploda mai e che faccia alla fine degli illustri sconosciuti. Lo aspettiamo. Ripeto, lui potrebbe essere un'alternativa là davanti, l'abbiamo detto, con Piccolo trequartista e Nenè. Okay. Ma sono d'accordo sul fatto che a volte certi giocatori basta che rompano il ghiaccio, dopodiché abbiamo visto passare di qua che poi diciamo l'avessimo tenuto, oppure guarda te qua lo considera Gagliardini, per dire. Molti lo consideravano lento, che non faceva, non stava un po' così anche svogliato, e invece Gagliardini perché non ora, vi divertite una volta voi che ci siete dentro a fare una formazione dello Spezia, non solo quella esiste già, non so su che testata, ma esiste l'analisi dei giocatori ex Spezia come si comportano, fare una formazione
con tutti gli ex Spezia di questi ultimi anni, soprattutto nella squadra Serie A. Assolutamente sì, sì. Farebbe la sua figura. Andiamo a vedere la schedina di Spezia Confidential a proposito dei pronostici in vista della prossima giornata. Sedicesima giornata, Marco Corsi, presidente del club Pucciarelli di Ortonovo, Spezia Club. La tripla mette nel derby Trentella-Chiavari, 1x2, per non sbagliare, Spezia Latina X, Cesena-Avellino 1, Carpi-Cittadella 1x, Frosinone-Ternana 1, Brescia-Ascoli 1x, Vicenza-Benevento 2, Pisa, Trapani 1, Perugia, Novara X, Verona, Bari 1-2, Salernitana, Provercelli 1. Nella quindicesima giornata aveva giocato il club ragazzi totalizzando 6 punti. Allora Gianluca, un attimo, un'informazione a il nostro Roberto Sarti, perché ci sono dei problemi di nuovo col tablet. Se Roberto fa avere alla regia le immagini, perché sono immagini belle da far vedere stasera, perché riguardano uno dei nostri ospiti. Allora, dovete capire già chi è, perché regia, ovviamente possiamo dire attempato, posso dire attempato, puoi dire quello che vuoi. Sei con un ragazzo giovane, ovviamente se c'è qualcosa da far vedere del passato è più facile. Regia @teleliguriasud.it. E quindi se Roberto le manda lì, adesso vediamo se al limite riusciamo a ripristinare qua. E vogliamo parlare di quote? C'è qualche altra domanda? Quote volanti, vai. Beh, le quote, leggero vantaggio, 2,45-2,50 dell'Entella, Spezia 2,90-2,95 per la vittoria, pareggio a 3, insomma l'1x2 che dava il Pucciarelli è credo il risultato che è condivisibile, perché è vero che l'Entella ha giocato bene a Terni, però ha preso 3 gol. È un po' di retro, cosa mentale nelle squadre che prendono. Possono aver perso un po' di sicurezza. Potrà, è vero che noi abbiamo preso 4 dal Verona, ma siamo andati a Bari e abbiamo fatto una partita buona, importante. Però sai, bisogna vedere come ogni squadra prende queste sconfitte. Non che l'Entella adesso facesse un campionato di tutte vittorie. Fuori casa però ultimamente stava riuscendo ad andare lo stesso discretamente bene. Quindi quello che voglio dire è che e poi ci potrebbe essere anche la volta, adesso poi mi martorieranno se domani non succede, però insomma dopo tanti pareggi e sconfitte, una volta che si va magari a vincere la cabala succede, Enrico, ecco. Sono queste? Andrebbe bene anche un pareggio. No, non lo so, io mi sto vedendo io nello schermo, non so. Eccolo qua. Una vignetta, voglia di un panino. Lazzari deve ancora cenare stasera. Sappiamo che mangia 2 volte, prima e dopo la trasmissione. Stasera non ha ancora cenato e gli fa venire voglia. Magari, a parte che non mi converrebbe mangiare prima e dopo, guarda, perché sarebbe eccessivo veramente. Giusto mangiare solo dopo e basta. Questo pane, va bene. Roberto Sarti è abituato a ritrarmi con questi panini, sta roba. Molto caravaggesco. Queste tartine, queste cose. Andiamo avanti con le altre vignette quando le abbiamo a disposizione. Federico, ci proiettiamo velocissimo. In vista di gennaio, secondo te cosa serve a questo Spezia per migliorare? Ti do un minuto. Sì. Io Enrico ho già detto qualcosa, perché ho un amico che è a Coverciano. Non si dicono le fonti, fonti non si dicono mai. Però ci sono i giocatori che lo Spezia aveva già trattato ad agosto, poi sono sfumati perché magari l'ingaggio era troppo alto, che adesso non stanno giocando in Serie A, e c'è specialmente uno che ha giocato contro di noi nel Cesena, che è un attaccante. Facciamo il nome. È che è Alejandro Rodriguez, pupillo di Mimmo Di Carlo, che è un giocatore d'area di rigore che so, da quello che mi dicono persone di Coverciano, Mimmo Di Carlo dovrebbe avere questo attaccante. È un giocatore da 4-3-3 lui? È un giocatore da 4-3-3, perché a Cesena giocavano con Carbonero, Brienza e Rodriguez, e se volete andare a vedere su Wikipedia, cercate Alejandro Rodriguez, c'è il commento di Mimmo Di Carlo, che tra l'altro oggi ho mandato a Lazzari, e Lazzari può confermarlo questo, perché di menzogne non ne dico. È un giocatore molto stimato da... Crediamo, ma se tu dici che ti arrivano notizie da Coverciano, se dicevi che ti... No, per va dire, bene, no. Però...
Per dire, no, perché a Coverciano uno è abituato a sapere che c'è, che ne so, il corso allenatori, no? Sì, no, non però, che ci sono il Gianni Di Marzio del calciomercato. No, è un ragionamento condivisibile. Ti faccio un esempio. Sai di chi sto parlando? Ti faccio un esempio, però, ripeto, a parte che le fonti non si citano mai. Perché infatti non l'ha citata. Non l'ha citata la fonte. Impara a fare il giornalaio. Enrico, io il giornalino. Lo promuovo. A parte gli scherzi. Lo promuovo perché ha fatto un ragionamento. Stiamo che scherzando. Potrebbe in attesa delle vignette di Roberto Sarti, stiamo facendo un po' di ironia. Sì. È giusto che lui giustamente citi qualche giocatore, però io starei molto cauto in questi discorsi. Perché comunque cosa ci vorrebbe? È ovvio la che domanda la domanda era, ok, allora un attaccante... diciamo che più che altro ti ha chiesto questo, non metterti a fare nulla. Ok, va bene, no, ma secondo la me... La gente da casa... Secondo te chi comprerebbe? Ma anche senza nomi, come ruoli. No, come ruoli. Pensierino a un giocatore che è già stato trattato e che piace molto, che è Stojan del Crotone, che ha fatto 5 presenze in Serie A. Però sarebbe c'è un altro esterno. C'è qualcuno che ci sta pensando. Poi un altro esterno. No. Giusto però spiegare il ruolo. Però so anche che Okereke, l'altra volta c'erano Minotti, e ora sì, il Parma è successo quello che è successo, però c'era Minotti, Nevio Scala e come si chiama quell'altro, Galassi, direttore sportivo del Parma, che erano venuti a vedere Okereke col Cittadella. Sì, ma Okereke non lo diamo a nessuno. No, io ti dico quello chiarire, che... perché se sono rumors, bisogna dirlo. Se tu prendi un esterno, devi dare via un esterno. Non credo... Okereke però chiariamolo, perché lui si adatta a giocare sugli esterni, ma lui è una punta centrale, attenzione. Perché lui ha bisogno di avere davanti lo spazio. Lo regia, spazio, dici se ci sei, altrimenti noi facciamo altro, grazie. No, vabbè, tornando all'argomento gennaio, prima di gennaio ci sono da fare ancora 7-8 partite, no? Quindi io starei attento, perché bisogna prima rimanere lì, perché Mimmo è molto realista, ma sa anche le capacità che può avere la sua squadra al completo, quindi dice dobbiamo rimanere là, attaccati, non fare come l'anno scorso che abbiamo dovuto fare una rincorsa che poi abbiamo pagato alla fine, perché le rincorse le paghi sempre. Quando tu arrivi ai playoff di rincorsa, sì, ti può girare anche tutto bene, ma noi poi nel finale avevamo gli attaccanti acciaccati, ne era fuori, eravamo in una situazione difficile. Quando fai le rincorse arrivi magari scarico, Piccolo non era più il solito Piccolo, nelle ultime partite di campionato, non so se ci ricordiamo, nei playoff pure, poi è andata male perché è andata male, però ecco, meglio arrivarci rimanendo sempre là. E ora, datosi che lì ci sono molte squadre che sono anche neopromosse, bisogna vedere come queste squadre, anche se il Benevento ha lavorato bene, la Spalla ha lavorato bene sicuramente, però un problema di flessione ce l'avranno anche loro. Difficile nel campionato di B non avere la flessione. Guardate il Verona, ha preso 9 gol in 2 partite. Quindi bisogna capire se questi 9 gol in 2 partite ora saranno... adesso c'è Verona-Bari, per mettersi a ridere definitivamente, per vedere chi delle due, perché questo campionato deve ancora secondo me esprimere l'80% di quello che dovrà, che darà, hai capito? Come sempre, perché ora siamo ancora... Ultima domanda a Angelo Molinari per le vignette, purtroppo ci riaggiorniamo il prossimo giovedì, ci seguirai Angelo, faremo vedere anche la tua, arrivando al settimo ottavo posto, un po' la posizione analoga in vista di gennaio, credi che Volpi darà l'ok ai suoi affidi scudieri dal punto di vista di gestione della società per cercare di andare a ricercare giocatori anche costosi per arrivare al traguardo? Ma ti dico, non ti do una risposta sicura perché non ce l'ho, non lo so, ma io penso, comunque conoscendo il temperamento, le caratteristiche del presidente, che se qualcuno gli spiega che veramente questo rinforzo può servire a raggiungere un determinato obiettivo, lui non si tirerà indietro, secondo me. Certamente bisogna convincerlo sul fatto che con quel tipo di, è un po' il discorso Iemmello, no? Ti può fare la differenza, io credo che se glielo spieghi e glielo motivi,
non si tirerà indietro. Se ultimamente bisogna spiegarlo più a Fiorani che a Volpi. A Fiorani. Che è lui che sta gestendo le finanze. Però c'è da dire che lo stesso Volpi ha detto abbiamo 12 milioni di crediti in Lega, quindi sa bene come sono i numeri, no, in questo momento. Cioè sa bene dove al limite, perché il problema è il cambio anche di tipo di approccio al campionato, no? Un approccio diverso a livello proprio di gestione, senza esagerare negli ingaggi, senza esagerare, però cercando anche di valorizzare i tuoi giovani. È un cambio anche di prospettiva, non tanto una mancanza di soldi, perché lo Spezia è una delle squadre comunque che ha la maggior solidità di tutti i campionati, quindi non è una certo che siamo in difficoltà e che rischiamo di... Fai l'ultimo tentativo con le vignette. Da casa vediamo se ce la facciamo proprio all'ultimo tuffo. Ci chiedono come mai non avete ancora ospiti dello Spezia. Noi dovevamo avere questa sera Claudio Vinazzani, che per un impegno non è potuto essere con noi. Ce lo chiedono anche da casa tutte le settimane, quindi noi lo chiediamo esplicitamente anche alla società, giovedì avere un ospite in studio dello Spezia Calcio per dare una gioia a tutti i tifosi che seguono l'unica trasmissione sportiva televisiva infrasettimanale del panorama provinciale. Grazie mille. Andiamo con le vignette. Ce l'abbiamo Angelo? Allora, vediamo se... allora, c'è questa vignetta qua. Vignetta, vabbè, è una foto storica. Eccola qua. Che bella. Che ci dovrebbe spiegare Angelo di che campo si tratta. Cos'è, se ti Angelo? Ricordi. La squadra sicuramente l'Incerti. Fratelli Incerti, che portava il nome della squadra lì dello stadio Picco, portava il nome dei tu sei fratelli quella Incerti. Sinistra, credo, no? Io sono il primo a sinistra, sì, sei il primo sì, quello a sinistra guardando. Il terreno degli Incerti? Scusa? Il terreno degli Incerti, hai detto? C'è il terreno, sai dov'è lì? Deve essere Sarzana. Ah, a Sarzana. Sì. Sì, sicuramente Sarzana, okay. Riconosco quel muro lì che adesso non c'è più, ma... Angelo, addirittura scovano queste foto, è incredibile. Oh, bello. E quello al centro è Somovigo, che noi lo chiamavamo Alonso, e che tra l'altro facevamo 28 in prima categoria, 28 gol lui, 29 io, 27 io, 28 lui. Grande bomber, oltretutto. Ho vinto la classifica carabinieri per 3 anni. Sì. No, prima categoria comincia ad essere una categoria importante. Sì, ho giocato anche quando abbiamo vinto il campionato con San Benedetto, poi in promozione. E a destra un po' più difficoltà. Posso mica avvicinarmi un attimo? Guarda, te lo faccio, cerco di fartelo bravo. Vedere meglio, se è possibile. Ma... Movente sta foto. A Marcord, Angelo? Sì. Non so sinceramente. Alonso pensa che il padre faceva il falegname e occupava la famosa chiesa che adesso è al centro dell'attenzione di Pegazzano, sì. La chiesa del 1343, dove lui ci faceva il falegname, era sconsacrato. Poi cos'è questo? Ma questo è un montaggio, secondo me era più per Vinazzani che per il nostro che per il nostro che per, non so, ospite, perché ci sono un sacco di giocatori del Napoli e vabbè, la riproporremo anche. Di Ottavio Bianchi. Eh sì, l'allenatore del Napoli, sì, in quel periodo potrebbe essere anche Ottavio Bianchi forse. Sì, quello lì a destra poteva essere Martelli, ora sì, forse era Martelli. Martelli. Roba di 60 anni fa. 60 anni fa. Andiamo questa un po' perché porta bene, diciamo, un po' sul Cesena, questa qua stesi come una piadina con Mimmo che li stende. Quindi speriamo che questo sia di piadine buon romagnole. Ok. Sia di buon auspicio per il futuro. Ultima? No, credo che sia tutto qua. Benissimo. Bene, siamo riusciti anche a far vedere le abbiamo vignette. Sforato, va bene così. Abbiamo sforato. Domani il derby di Chiavari. Quindi tutti al comunale di Chiavari che, per tifare Spezia. Preciso sì. L'ultimissima cosa, giustamente ha detto anche Angelo che negli ultimi derby non è successo nulla. I tifosi spezzini non hanno nessuna intenzione di essere bellicosi nei confronti dei tifosi dell'Entella, come non è mai stato e non c'è, se ci fate caso, nemmeno mai il coro contro, se ci fate caso, perché c'è un po' la superiorità di quelli che dicono il nostro derby non è con voi, ecco, okay. Insomma, il nostro derby magari è con squadre più blasonate. Lo diceva loro anche il Genoa nei nostri confronti. Esatto, ma quindi, infatti è questo che a volte bisogna stare attenti, perché sottovaluti l'avversario che poi magari te le ciocca. Però ecco,
Io mi ricordo solo un anno che successero veramente dei casini, ma in realtà furono dei casini relativi, perché fu una partita in cui noi andammo a giocare, se vi ricordate, in campo neutro a Chiavari, sì, contro la Vogherese, se non mi sbaglio. Fu il primo della famosa squalifica per le sassate all'arbitro Pomentale, no, non era Adamo, quello era precedente, Pomentale. Andiamo a giocare a Chiavari e tutti i tifosi spezzini vanno, occupano lo stadio, chiaramente le macchine fuori rimangono tutte sguarnite e quindi un gruppo di tifosi, o comunque di chiavaresi, di tifosi dell'Entella, chissà, magari tifosi anche del Genoa o di chissà che squadra, ne approfittarono, visto che fuori dallo stadio non c'era la polizia, per spaccare le macchine. Sono passati più di 20 anni. No, anche di più, però allora, voglio dire, lì fu uno dei momenti in cui poi problemi con la Chiave non ce n'è mai stati. Quindi. Benissimo, all'insegna del fair play, speriamo, ce lo auguriamo e ne siamo sicuri. Grazie a Angelo Molinari, grazie a Federico Panarisi, promosso questa sera con voto felliniano. Grazie. Anche se usa dei termini difficili che la maggior parte delle persone non li capiscono, e quindi magari possono dire, ma chissà, ne saprà veramente. È vero, è vero. Grazie Enrico. Ciao, grazie a tutti. Ci ritroviamo domenica per Proviamoci alle 21.30 per parlare del post derby, giovedì prossimo sempre per Voglia di Spezia. Speriamo con qualche tesserato dello Spezia, ce lo auguriamo tutti, soprattutto i tifosi da casa. Arrivederci. Arrivederci.